Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Sono 18, sempre in diretta su Rete Veneta, buonasera. Noi non siamo magistrati, le inchieste le fanno loro, i processi avvengono si celebrano nei tribunali, però da osservatori, da giornalisti cerchiamo di capire come vanno le cose, facciamo anche noi delle ipotesi. Questo inferno a Bologna, nei pressi di Borgo Panigale, con questa autocisterna carica sembra di GPL o di materiale altamente infiammabile, se guardate le immagini si è schiantata contro un tir dopo 500 metri e oltre di corsa molto, molto stabile, nel senso che questa autocisterna non ha fatto quello che in genere fanno le autocisterne quando l'autista, il conducente ha un malore, oppure se è distratto dal telefono, oppure se si tratta di un colpo di sonno soprattutto. In genere noi sappiamo che ci sono delle sbandate, come accade non molto tempo fa a Cessalto, quando un tiro invase l'altra corsia provocando una strage. Qui è morto un autista, era un vicentino di Agugliaro, Andrea Azzolin, di 42 anni, un uomo esperto, un grande professionista, un uomo molto stimato nel suo paese, paese che vedrete sotto shock per questa tragedia, ma con tutto il rispetto per la famiglia, senza voler assolutamente dare dei giudizi, ci chiediamo se tra le ipotesi, cioè il colpo di sonno, il malore o la distrazione, non ci possa essere un territorio contrassegnato da centinaia di suicidi negli ultimi anni, ci possa essere quella del suicidio. È un'ipotesi che facciamo in maniera molto asettica, senza volere stabilire una verità, però io credo che gli inquirenti in un caso del genere dovrebbero valutare anche questa pista. Sentiamo anche il vostro parere, parleremo la prima parte di questa puntata, parleremo di questa vicenda veramente spaventosa che ha colpito tutti per due esplosioni in rapida successione che hanno provocato danni enormi, 70 feriti, case lesionate, e ne parleremo e poi andremo ovviamente su altri temi, il decreto dignità che è diventato legge e poi i migranti e poi le banche, insomma tutto quello di cui solitamente parliamo, e vi presento gli ospiti di questa puntata che ringrazio molto per essere qui in pieno agosto. Rosa Poloni, lavoratori precoci, buonasera. Buonasera. Bentornata. Grazie al sindaco di Cona, Alberto Panfiglio. Buonasera. Sindaco, benvenuto, grazie molte. Grazie a Leonardo Padrin, imprenditore. Buonasera. Buonasera Padrin, e grazie ancora a Giovanni Battista Mestiner, che è sindaco di Scorzè. Buonasera. Grazie, grazie a tutti. Allora, Padrin, è un'ipotesi vera e propria, no? Che si fanno sui giornali, in genere le ipotesi le fanno gli inquirenti, non sappiamo in retroscena, non sappiamo nulla, siamo andati nel paese dove questo camionista era molto conosciuto, ma
Secondo lei ha una sua, ha senso ipotizzare anche questo in una circostanza del genere? Beh, ci sono due aspetti secondo me da valutare. Uno è legato al fatto che chi svolge un pubblico servizio, pensiamo a quel pilota tedesco, voglio dire, c'è un fatto tremendo. Quello che essere... si schiantò volutamente contro una montagna. Certo. Sì, è successo anche chi svolge un pubblico servizio per cui da lui dipende una situazione di pericolo generalizzata, evidentemente deve essere un soggetto che ha, come dire, maggiori responsabilità di altri e maggiori controlli di altri, ma proprio questo anche a sua tutela, perché credo che una persona che fa del male inconsciamente ne abbia un rimorso per tutta la vita, quindi qui bisogna entrare in una sfera in cui la privacy deve cedere il passo all'individuazione di quello che è un pericolo. Certo. Del resto, voglio dire, chi compra un'arma, se è per tenerla in casa lo fa ogni 5-6 anni, se è per portarla con sé lo fa ogni anno, un'arma che rispetto a un camion, un carico di benzina è sicuramente e socialmente meno impattante, ogni anno si sottopone a degli esami, tra questi ci sono esami che riguardano l'aspetto psichiatrico e l'assunzione di droghe, alcol e psicofarmaci. Per cui voglio dire, ma è più pericolosa una pistola, un fucile o è più pericoloso un camion di gas o di benzina? L'altro aspetto che è venuto alla luce a seguito degli atti terroristici fatti anche qua, direi, della jihad islamica, ma è anche questo un arcipelago difficile da identificare senza colpevolizzare a priori qualcuno. Diciamo, certo, i terroristi, che così non diamo una collocazione di carattere religioso o culturale, terroristi hanno dimostrato che per compiere una strage è sufficiente in una società come la nostra anche piccole cose, ma viene da pensare, ma gli acquedotti ad esempio hanno una vigilanza o non ci abbiamo mai pensato? Cioè, io credo che una società come la nostra, molto complessa e molto strutturata, sia una società anche molto fragile. Alla fine qual è il ragionamento che va fatto? È sulla prevenzione per quanto riguarda i lavoratori e per quanto riguarda gli atti terroristici e l'intelligence, perché altrimenti dovremmo dividere la popolazione del nostro paese fra chi sorveglia e chi è sorvegliato, chi è difeso, quindi è una situazione improponibile, oltretutto limitativa della libertà. Per cui dobbiamo metterci in un'ottica nuova. Chi ha un ruolo, una funzione pubblica, voglio dire, anche gli inquirenti stessi, cioè chi ha un ruolo pubblico dovrebbe essere soggetto a delle verifiche, a delle prevenzioni, perché voglio dire, non è che un soggetto che indaga, abbiamo visto anche dei casi in Veneto in cui c'è da pensare, vedremo come finiranno, per carità, ma chi ha un po' delle turbe o cose di questo genere e esercita una funzione pubblica importante diventa un pericolo, quindi cambiare la concessione di pericolo. Fermo in autostrada, colpo di sonno o colpo di telefono è quasi la norma, no? Tante ipotesi, queste sono quelle più accreditate, tra le più accreditate, vediamo il servizio che ricostruisce un po' la vicenda e poi vedremo anche i cittadini di Agugliaro che saranno forse colpiti da questo titolo, ma è un'ipotesi come un'altra, in genere si seguono varie piste anche nei giornali, non vogliamo dire che sia andata così, ma è un'ipotesi che facciamo perché la dinamica di questo incidente, ne parleremo ancora, veramente è molto sorprendente. Vediamo il servizio intanto.
Un autista esperto con alle spalle anni di guida su mezzi particolarmente delicati come quelli che trasportano materiale infiammabile, eppure non è bastato. Le immagini agghiaccianti dell'autocisterna che si schianta senza un accenno di frenata contro il mezzo pesante davanti a lui raccontano di una tragedia dalle cause difficili da accertare. Forse un colpo di sonno, forse una distrazione, un malore. Quel che è certo è che ad Agugliaro, nel Vicentino, ieri pomeriggio è arrivata la peggiore delle telefonate a una moglie, ora sconvolta dal dolore. Andrea Anzolin, 42 anni, è l'unica vittima dell'inferno in A14, quando a Borgo Panigale è sembrato che ci fosse quasi il terremoto o un attacco terroristico. Noi abbiamo avuto la notizia un po' da internet, un po' dalla TV e poi la polizia stradale che ci ha contattato logicamente. Anzolina lavorava dal 2009 per la Loro, impresa di Lonigo specializzata nel commercio e distribuzione di carburante. Negli uffici la conferma della morte di Andrea è arrivata alle 18.30 di ieri. L'unica persona che è venuta a mancare è il nostro autista Andrea. Il bilancio tremendo parla di 70 feriti, ma nell'immane tragedia paradossalmente è quasi un miracolo che non si contino altre vittime. Una persona sempre col sorriso, sempre disponibile, sempre comunque sereno, disposto ad aiutare i colleghi, molto una persona squisita. A Bologna intanto stamane è giunto anche il premier Giuseppe Conte per una visita ai feriti e nel frattempo la procura aprirà un fascicolo per disastro colposo a carico di ignoti. Stiamo attendendo che prosegua l'indagine e noi ci siamo affidati al nostro avvocato. Servizio di Paola Gazziola. Allora, sindaco, capita credo a tutti purtroppo di ricevere un WhatsApp, un SMS e di guardare anche brevemente. La cosa che colpisce in questo caso, secondo me, è che questo pezzo di strada condotto a velocità sostenuta fino a scontrarsi contro un tir che era fermo, perché era fermo, presuppone che se questo autista stava scrivendo qualcosa o stava guardando, beh, l'ha guardato a lungo, perché c'era, diciamo, evidentemente rimasto fisso sul telefonino, se questa può essere la causa, per molto tempo, no? E l'altra cosa che stupisce, dicevo, è che un caso di malore in un tratto così lungo, uno sbandamento avviene, che si tratti di colpo di sonno o di malore, è difficile che un tir possa fare quasi un chilometro proprio all'interno della carreggiata che sta percorrendo. Beh, direi che l'incidente umano è sempre una condizione che ci troviamo a confrontarsi e penso che in questo caso ci troviamo di fronte a un fatto accidentale. Certo. Secondo me quel tempo in cui tu puoi guardare un messaggio o un video o rispondere è talmente breve, ma si trasforma in metri velocissimamente. Il fatto è che la pericolosità oggi di un trasporto di questo tipo, come si sposa con la sicurezza? Riusciamo ad avere il 100% di sicurezza? Purtroppo no. Allora, quali sono le dinamiche? Da un lato la copertura, la professionalità, il secondo autista, tutte quelle diciamo così coperture che possono venire incontro. Dall'altro io sono spaventato perché fatti di questo tipo dovrebbero farci pensare che genere di impatto hanno criticità di questo tipo. Stiamo oggi, io mi ritengo di avere, siamo stati fortunati a non vedere una situazione di maggiore danni umani. Esatto, è vero, è vero. Io, se penso che a 25 km dal comune di Cona c'è un, ne avrete parlato, sì, sicuramente, a lungo, sì, questo magazzino enorme a Chioggia che è molto vicino a un centro urbano, cosa succederebbe? Allora io dico, c'è addirittura la finanza e la politica che prevede questo. L'incidente ci può stare, è successo, siamo stati fortunatissimi e la bravura delle forze dell'ordine in questo caso è ancora una volta da sottolineare. E c'è stato addirittura un fattore scatenante. Il tir che era davanti
era pieno di solventi e dunque altro materiale che ha innescato questo scoppio enorme. Io vorrei andarlo a catalogare sicuramente come un incidente. Bene. Allora, tra l'altro il primo ministro Giuseppe Conte oggi è andato a trovare alcuni feriti, tra questi c'era anche un agente che è stato colui che ha fermato altre macchine in arrivo prima della seconda esplosione, quindi se il bilancio non è stato, certo, come giustamente osservava il sindaco, più tragico, è dovuto anche a questo poliziotto eroe, così vengono definiti, poi loro dicono non sono eroi, non siamo eroi, ma insomma sta di fatto che ha salvato molte vite umane restando a sua volta colpito. Allora andiamo, prima di continuare qui in studio e di far vedere altri vostri sms, andiamo da Gugliaro, vediamo le reazioni di chi conosceva molto bene la vittima. È solo il frenetico cicaleccio a riempire il grande vuoto di questa casa. Andrea non vi farà più ritorno, la moglie Barbara non c'è e forse mancherà per qualche tempo, il loro cagnolino sembra avvertire già una mancanza. La stessa Agugliano si sente svuotata, colpita all'improvviso da un lutto che sente come familiare. Andrea Anzolin era figlio di tutta la comunità. È morto un figlio nostro e di tutta la città, tutto il nostro piccolo paesino. Un paese in cui si conoscono tutti, dove è ancora forte il senso d'appartenenza. Quel ragazzo lì l'ho accompagnato a scuola col bus, anche i loro fratelli, conoscevo tutti, una famiglia seria, serissima, gente, lavoratori. Una famiglia di agricoltori, quella di Andrea, che prende presto la patente anche per i mezzi pesanti. Sarà autista a 90, poi a Lonigo. Alla Loro lavorava da quasi 10 anni. Agugliano intanto è già listata al lutto. I drappi neri hanno legato le bandiere istituzionali, che non era ancora mezzogiorno, pronte per le celebrazioni dei funerali, quando sarà lutto cittadino. Anche se il lutto ha già fatto il suo ingresso in tutte le famiglie del paese. Tutti abbiamo dei figli e sappiamo cosa sono i figli. E mi scusi, sono un po' emozionato perché direttamente o indirettamente ha toccato anche la mia famiglia. Servizio di Paola Gazziola da Agugliaro. Allora, sindaco, poi c'è in tutto questo, rimane la strage interminabile di mezzi pesanti. L'altro giorno una padovana è rimasta schiacciata tra due tir, era su un pulmino che trasportava medicinali proprio sulla tangenziale di Mestre. Oggi vedremo un altro servizio, un'altra vittima sul passante, soprattutto in direzione poi di Trieste. È un continuo incidente, no? Con queste bombe che viaggiano anche a velocità sostenuta. Io devo dire, sulle autostrade vedi questi bestioni che vanno veramente a delle velocità e si sorpassano, è una roba incredibile. Purtroppo noi abbiamo una grandissima percentuale di traffico su gomma, anche troppo rispetto a quello che sarebbe lecito aspettarsi da un paese industrializzato come il nostro. Ci sono tante riflessioni da fare, poi non è che il traffico su rotaia di per sé è sempre più sicuro, perché di disastri anche ferroviari il nostro paese ne ha vissuti tanti, sicuramente ha indici di pericolosità minore. Tra l'altro abbiamo un paese anche conformato in un certo modo, abbiamo tantissime montagne, abbiamo colline, abbiamo il nodo di Bologna, uno dei grossi problemi che adesso c'è dal punto di vista trasportistico. Il nodo di Bologna è un nodo essenziale, il nord e il sud Italia sono collegati solo attraverso Bologna e non c'è nessuna possibilità di fare altrimenti, soprattutto per noi, per andare verso il sud Italia. Per cui il fatto che sia successo lì, il fatto che abbia messo adesso in crisi anche l'arteria autostradale, comunque ha delle implicazioni molto grosse. Credo però che così, prima di fare queste ipotesi, bisogna stare un po', anche queste ipotesi di suicidio, stare un po' attenti. Qualcuno dice non avrebbe mai coinvolto altre persone se avesse pensato di togliersi la vita, no? Perché poi il problema è anche non solo quello del rispetto, ma poi anche delle responsabilità, perché ovviamente qua adesso i danni sono stati fatti enormi e c'è la necessità anche di capire cosa è successo. Credo che l'analisi, gli elementi che abbiamo non sono sufficienti per dire assolutamente nulla.
c'è da capire effettivamente con delle indagini approfondite se ci può essere stata una qualche distrazione o se addirittura invece c'è stato un malore, perché anche quell'aspetto che ci sembra strano per la dinamica, però insomma non è assolutamente da scartare. Credo che la riflessione generale però sia anche quella di cercare di evitare che ad ogni tragedia che c'è di aumentare le incombenze, le situazioni che gravano poi sui lavoratori. Voglio dire, noi purtroppo siamo un paese abbastanza emotivo su questo. Certo. E quindi ogni volta ci pensiamo che qualsiasi rischio sia da evitare e sia evitabile in qualche modo, per cui il rischio qui è che ci sia una nuova legge, nuove incombenze, nuove salassi anche per un settore come quello dei trasporti, che è in crisi in questo momento nel paese. Dobbiamo anche pensare che comunque il rischio di queste tragedie è nelle cose. Bisogna far di tutto per evitarlo, però anche prendere atto che insomma sono cose che purtroppo possono succedere, ecco. Per cui per carità, questa è stata una cosa anche dall'immagine spaventosa, proprio perché c'è stata questa doppia esplosione, quindi una situazione molto, sì, mai molto vista, inaspettata, mai vista. Mai visto, no? Un cratere, hanno sorvolato dall'alto, giornalisti della stampa, c'è un filmato, si vede un cratere tipo quello di Capaci, per intenderci. Esatto, credo che la quantità di liquido e di esplosivo sia stato fortissimo. C'è da riflettere, per esempio, che a Bologna questo nodo autostradale importante passa in mezzo alla città. Questo è un altro aspetto terribile, perché poi tanti feriti non erano nell'autostrada, erano nelle case, erano nelle abitazioni, erano attorno a questo nodo importantissimo. Eventualmente forse la riflessione da fare è quella di cercare di vedere se c'è la possibilità eventualmente di, facendo investimenti, di evitare di passare in mezzo alla città, perché lì c'è una situazione di grande affollamento, tutte le autostrade arrivano lì. Per cui credo che per ora la riflessione, se si vuol fare, deve essere così strutturata in maniera diversa. Poi ci sarà tempo, possibilità, modalità, qua sicuramente ci sarà una vicenda giudiziaria anche molto lunga che andrà avanti, e credo che l'accertamento delle responsabilità sia una cosa che debba essere fatta. Questo è un altro spunto interessante, secondo me aveva la velocità puntata in automatico, cruise control, no? Velocità di crociera, e non si è reso conto che davanti c'era la colonna ferma. Matteo Astolfi si è molto non so se ci sia però questo cruise control ci sia anche nelle sì sui mezzi, sugli automezzi grossi, sì ce l'hanno. Nuova Zelanda, dire che i robot sono troppo chiari al razzismo, su Libero, Lorenzo Bassano, eccetera. Allora, prima di andare da Rosa Poloni, vediamo un altro servizio. In questo caso si tratta dell'arresto di un camionista, vediamo per quali motivi. Prima ha seriamente rischiato di investire gli operai del cantiere stradale con le sue manovre, poi si è messo a inveire contro di loro e ha cercato di aggredire anche gli agenti di polizia intervenuti per bloccarlo. 45 anni, di Santa Lucia di Piave, di professione autotrasportatore, ma fortunatamente stavolta era alla guida di un'auto, una vettura che non avrebbe comunque potuto utilizzare visto che si trovava agli arresti domiciliari, lui pluripregiudicato per reati inerenti proprio alla circolazione stradale, nello specifico la guida in stato di ebbrezza. È successo tutto ieri pomeriggio a Susegana, nei pressi di un cantiere per il rifacimento del manto stradale. Il 45enne non ha rispettato i segnali che indicavano la modifica della viabilità e con le sue manovre ha seriamente messo a rischio l'incolumità degli operai. Una volta fermo ha scatenato una rissa verbale mentre alcuni presenti hanno chiamato la polizia. Dopo averlo a fatica bloccato, gli agenti hanno appurato che l'uomo stava espiando una pena detentiva ai domiciliari in scadenza nel 2019. È stato nuovamente arrestato, ma stavolta è finito dietro le sbarre. Servizio di Nicola Zanetti. Allora, Rosa Poloni, si parla spesso anche dei ritmi, sono arrivati anche degli sms, no? Sono camionisti che stanno sui mezzi per, a volte non dormono neanche. Qui ecco l'altro elemento, il colpo di sonno alle 12.45, insomma è insolito, ecco, soprattutto questo, non era di notte, non era
magari proprio all'alba, ma insomma era in un'ora del giorno in cui solitamente così, i camion viaggiano, camionisti viaggiano senza subire i colpi di sonno che di solito sono proprio tipici del lavoro notturno. Cosa ne pensa Rosa? Intanto questo è un infortunio sul lavoro, questo è un morto sul lavoro, i ritmi di lavoro sono stressanti, lui stava facendo il suo lavoro, certo. I camionisti hanno ritmi di lavoro di 10-12 ore, un colpo di sonno, sì, partono alle 4 di mattina. Dopo pranzo il colpo di sonno può essere anche molto probabile con queste temperature, con queste calure, lo sbalzo dal caldo, l'aria condizionata, il camion era nuovo. Ma volevo ricordare che i lavoratori, i camionisti hanno controlli annuali, controlli a sorpresa. Se vedono che 6 mesi prima bevono, gli tolgono le patenti, cioè hanno delle patenti speciali e dei controlli annuali ferrei. Non è che non guidano, non hanno patenti, hanno patenti speciali per guidare il camion, hanno delle regole ferree, quindi loro sono controllati e sono persone che hanno una sicurezza, però sono tanti, sono lavoratori, sono persone che possono anche stancarsi, che possono avere delle debolezze umane come abbiamo tutti, quindi bisognerebbe essere un po' più tranquilli e poter anche fermarsi. Invece adesso con il controllo GPS sei controllato, se ti fermi un'ora in più perché stai male, hai mal di testa, la ditta lo sa che ti sei fermato. Scusi un attimo, buonasera, girando per le strade, paura che come fa la maggior parte degli autisti telefonava oppure mandava sms, questa è l'ipotesi più accreditata, no? L'ipotesi più accreditata. Cosa pensa che sia potuto accadere? Ma lo vediamo, stando in strada, vedi continuamente che c'è gente al cellulare, autisti degli autobus sono stati filmati, nelle auto tutti hanno il cellulare, veramente bisognerebbe sequestrare la macchina quando uno ha il cellulare, perché un attimo non ti accorgi che stai ed un attimo hai fatto l'incidente. Ma il nuovo codice della strada prevede proprio la confisca dell'auto per incidenti provocati dal telefono. Sì, però vallo a dimostrare. Sì. Però sì, bisognerebbe essere, perché continuano ad essere, nonostante da pochi mesi ci siano queste nuove regole, i telefoni continuano ad essere sempre, sì, che c'è viva voce, possiamo usarli in qualunque modo, anche aspettare, non esserne dipendenti. Ormai ne siamo tutti dipendenti dalle tecnologie, da WhatsApp, tecnologie, dai cellulari, da Google Maps, da tutto. Dai social, nel bene e nel male. Esatto, da tutto siamo dipendenti, però io vorrei comunque veramente, gli autisti hanno ritmi di lavoro stressantissimi, partono alle 4, alle 3, alle 2 di notte, fanno viaggi interminabili e le strade sono sempre più pericolose. Che poi c'è sempre quello che corre di più, corre di meno, la tensione è costante, non è che puoi spostare gli occhi un attimo come fai su un computer o su una scrivania, cioè sei continuamente in tensione sulla strada, cioè in effetti gli autisti sono quelli che possono andare anche in pensione con i 41 anni, l'hanno riconosciuto lavoro gravoso, però anche lì c'è tutto un iter, tutti non riescono a... non tutti sono stati riconosciuti. Il camionista avrà avuto un malore e di solito si viaggia con velocità automatica. Il camion era nuovo, quindi. Diceva prima, nessuno ha parlato dei due morti per l'esplosione di un'altra cisterna sull'autostrada vicino a Verona, noi ne abbiamo parlato a lungo, dopodiché è chiaro che c'è la gerarchia delle notizie, la mega esplosione fa passare in secondo piano tutto il resto. Beh, ogni mattina dicono che hanno fatto un'azione antimafia, anticamorra, anti-andrangheta, che hanno sequestrato milioni di euro di capitali e arrestato una montagna di persone. Siccome questa roba succede da 30-40 anni, o sono sempre quelli, oppure arrestano persone che poi escono, perché altrimenti con la media, siccome che ogni mattina c'è sto blitz, una volta a Napoli, una volta in Puglia, una volta in Calabria, una volta in Sicilia, una volta al nord, ci vorrebbe una spiegazione di sti fatti, insomma. È più pericoloso un camion di gas di un'arma normale, automatizzarli con distanza di sicurezza automatica e altro. In tutto questo oggi è stato riconsegnato alla famiglia di una vittima, la signora Padovana di cui vi parlavo, che è morta sulla tangenziale di Mesta, schiacciata tra due tir. A bordo del suo pulmino c'era un cagnolino bianco, un maltese, che noi abbiamo visto sul ciglio della strada senza poterlo recuperare mentre andava in direzione contraria. L'ha recuperato la polizia della strada e l'ha ridato alla famiglia. Quindi l'appello che abbiamo
lanciato per ritrovarlo è stato inutile, perché la postrada fortunatamente l'aveva già preso. Allora vediamo, questo succede perché gli stupidi governi, per favorire gli agnelli, tutti i trasporti su gomma. Vediamo invece purtroppo un altro incidente successo oggi sul passante in direzione Trieste tra Preganziola e Mogliano. Vediamo. Ancora un tir, ancora un gigante della strada, di quelli che mettono paura in un'estate insanguinata dalle tragedie. Il camion che piomba. Originari delle Marche, sta viaggiando in direzione Trieste all'altezza dello svincolo per la A27. A fermarsi sulle strisce zebrate dello svincolo. Per il tir proveniente dall'Ungheria, proprio dietro di loro, è stata questione di istanti. Un impatto terribile. È la 72enne Livia Righi di Ancona, che si trova sul sedile posteriore, a perdere la vita, schiacciata nell'abitacolo stritolato dal camion, che nello schianto perde anche una ruota. Muore sotto gli occhi del marito e della cognata, incastrati e feriti nei posti anteriori della vettura. L'autista del tir invece è illeso, ma sotto shock. In breve gli altri automobilisti di passaggio chiamano i soccorsi. La polizia stradale, il SUEM e i vigili del fuoco da Mestre e Treviso, intervenuti con tre mezzi, tra cui l'autogru, senza dimenticare i cinque mezzi della società autostradale CAV, anche per gestire la coda di mezzi che in poco tempo si forma, ma che fortunatamente non supererà i 2 chilometri, facendo tornare la normalità dopo 3 ore circa. I due superstiti intanto vengono trasportati in ospedale d'urgenza. L'uomo fra i due è quello in condizioni più gravi. Nel frattempo la polizia stradale acquisisce le immagini delle telecamere dell'autostrada per accertare l'esatta dinamica della tragedia, l'ennesima in A4. Treviso di Nicola Zanetti, senta ancora Padrin, ma poi a parte i camion, ogni giorno noi diamo conto di incidenti gravissimi, mortali, scontri frontali, centauri che si schiantano contro le piante, ragazzi che finiscono col motorino nelle rogge, insomma è uno stillicidio, un massacro di cui si parla occasionalmente, ogni giorno, ma dicono non si fanno dei ragionamenti su questo e non si, mi pare, al di là del fatto che è stato inserito il reato di omicidio stradale, che è stata un'ottima notizia, però dico, è una strage che passa sotto silenzio in qualche modo, no? Diciamo che ci sono aspetti clamorosi, ma se noi guardiamo le statistiche c'è una progressiva diminuzione di quelli che sono i morti per incidenti stradali, quindi è una questione di cultura ed è una questione di sicurezza della rete stradale, che indubbiamente il percorso è infinito per entrambi, sia per la cultura che per la sicurezza. Però insomma, e poi c'è un altro aspetto che è brutto da dire, che l'Italia non è omogenea, per cui se in determinate aree ci sono infrastrutture adeguate al traffico che devono sopportare e in altre non succede, e addirittura ci sono aree del mezzogiorno dove ci sono strade che non vengono usate, quindi siamo in un paese che non ha un'omogeneità di infrastrutture stradali. Poi per quanto riguarda l'uso dei camion, non è che noi possiamo pensare di avere i capi in pelle e non uccidere gli animali. Allora, se noi vogliamo avere tutto subito ha un'unica modalità, che è la gomma. Se invece noi avessimo una società che gira con velocità diversa da tutto subito, allora potremmo dire benissimo, abbiamo l'autostrada del mare, abbiamo la ferrovia, ma oggi l'unico tempo certo lo dà il camion. Quindi inutile, tutti vorremmo un mondo che non inquina, che non ci fossero camion sulle strade, ma non è possibile. Ricordiamo comunque la pietas per colui che è l'unica vittima, condoglianza alla sua famiglia.
ovviamente l'abbiamo detto fin dall'inizio, al di là di tutto, l'inchiesta, le indagini, quello che poi sarà l'accertamento della verità in sede giudiziaria. Ma non cambia l'ottica del problema. Ah beh, certo, cioè il fatto che ci siano delle bombe che girano è qualcosa di spaventoso. Prescinde dal caso specifico, nel senso da cosa è capitato, un malore o altro. Queste bombe circolano, però del resto, voglio dire, no. Anche questo è vero, noi con 35-40 gradi per guidare ore e ore servono degli zombies da Riese Pio X. Allora vediamo, volevo dire che una notizia buona, sempre per quanto riguarda le auto, la guida, insomma, è che è stato reso obbligatorio l'uso dei seggiolini per bambini con segnale acustico. Ogni estate c'è sempre qualche bambino dimenticato sul seggiolino dietro, dal papà indaffarato, dalla mamma stressata, e sono bambini che muoiono in modo atroce. Finalmente, appena uno apre la portiera, se c'è un bambino seduto dietro, c'è una dispositivo sonoro acustico. Allora vediamo un altro incidente, qui siamo a Legnaro, in provincia di Verona, visto che di questo stiamo parlando, vediamo. Provincia Verona. 5 morti in 2 giorni, un bilancio da bollettino di guerra sulle strade del Padovano. L'ultima vittima in ordine di tempo poco prima delle 14 lungo la statale Piovese a Legnaro, quando un 50enne, sembra si tratti di un cittadino romeno residente a Padova, è finito con il suo scooter contro un camion. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo. Sul posto si sono precipitati i sanitari e gli agenti della polizia stradale. Dall'ospedale di Padova si è anche alzato in volo l'elicottero, che è stato fatto rientrare dopo pochi minuti. Troppo gravi le ferite riportate. Il cuore del cinquantenne aveva già cessato di battere. Sulla strada, nonostante la settimana d'agosto, si è formata una lunga coda di veicoli e mezzi pesanti. Per eseguire i rilievi ci sono volute infatti oltre 2 ore, tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente. Scooter e camion viaggiavano nella stessa direzione. Una scia di sangue che si allunga in questo tragico inizio del mese delle vacanze. Servizio di Chiara Gaiani, questo è Legnaro, provincia di Padova. Io ho detto Verona, Legnago, ma è un'altra cosa. Sindaco. Allora, quindi insomma, sicurezza stradale, tanto è stato fatto, credo, in questa regione con le rotatorie, no? che hanno limitato incidenti in quelli che erano degli incroci pericolosi. Come, no? diceva prima Padrin, i morti e i feriti in strada sono diminuiti, e quindi tantissime cose sono state fatte per migliorare la viabilità, la sicurezza. C'è un problema però di lavoro contrattuale, perché come diceva la signora prima, adesso con tutti i mezzi che ci sono di controllo dei mezzi dei lavoratori, se un lavoratore in quel momento sta anche poco bene, se è in difficoltà, non è sempre facile fermarsi, ecco. E non è facile essere nelle condizioni per potersi fermare. Poi non lo dobbiamo collegare con questo episodio, perché poi qua non sappiamo che cosa sia successo effettivamente. Però in generale c'è questo problema, che non è un problema da poco. La seconda questione è che il trasporto su gomma non è solo una questione di immediatezza dei prodotti, come dice giustamente Padrin, è anche davvero l'SMS di prima. L'Italia ha fatto una politica di trasporto di gomma perché aveva la Fiat, appunto, e basta, perché noi abbiamo oggi la nostra mobilità sia su merci che sulle persone, che è fondata essenzialmente sulla strada e sulla gomma, in un paese che per morfologia forse avrebbe potuto, anzi sicuramente avrebbe potuto avere molta più soddisfazione con altro tipo di trasporto, perché non è facilissimo in montagna sugli Appennini con le autostrade, cioè il trasporto su rotaia sarebbe sicuramente migliore. Non dimentichiamo Viareggio, voglio dire. Però lì abbiamo Viareggio era sul treno, ci sono stati anche sicuramente incidenti ferroviari, quindi sicuramente molti meno degli incidenti stradali, ovviamente. Però 12 morti ci sono stati, certo, Viareggio. Però diciamo che 12 morti li contiamo solo negli ultimi 2 settimane. 33, contiamo, quindi. Sono gli ultimi due, anzi, gli ultimi 2 giorni su strada contiamo 12 morti. L'incidente di Puglia è questo qui. Quindi se dobbiamo fare una statistica, sicuramente la ferrovia è più sicura. C'è però poi
un grosso differenza infrastrutturale. Al sud anche la ferrovia, gran parte o molta ferrovia non è neanche elettrificata, cioè siamo ancora a livelli estremamente, estremamente problematici. Però prima il direttore ha fatto un esempio sui seggiolini, no? Io esprimo qualche dubbio rispetto a quello che il direttore diceva, no? È un gran risultato perché così evitiamo che ci siano, secondo me è una risposta burocratica, no? Perché quando ci sono queste situazioni di difficoltà, quando ci sono questi morti, interviene, ma facciamo la legge, non pensando che sommiamo questa legge a altre 300.000 leggi che abbiamo e a 300.000 costi che ne stiamo mettendo a carico delle famiglie. Per esempio, quanto costerà questo seggiolino con la spia? Parentesi, siamo proprio sicuri che tutti attaccano la spia? Siamo più sicuri che questo eviterà sempre comunque che ci siano dei bambini dimenticati? Se si dimenticano il bambino, figurati se non si dimenticano. Sì, anche di attaccare la spia, ma nello stesso tempo però il bambino da oggi, la famiglia che non avrà questo seggiolino, che costerà di più, costerà molto di più rispetto ai seggiolini che oggi ci sono, ok? Saranno in infrazione. E se la gente non li comprerà e succede qualcosa, ci saranno problemi assicurativi, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio dire, in questo paese c'è il diritto di essere poveri? C'è il diritto di non potersi permettere tutte queste cose che noi stiamo obbligatoriamente ponendo a carico delle famiglie? Oppure sarebbe stato serio se il governo avesse detto, ok, mettiamo il seggiolino con la spia, però diamo un contributo alle famiglie per poterlo comprare? Ma noi stiamo caricando costi su costi, quindi se ad ogni situazione di emergenza, se ad ogni situazione di difficoltà, se ad ogni decesso, di incidente che ci può essere, la risposta è aumentiamo i costi, aumentiamo la burocrazia, aumentiamogli, perché sicuramente c'è in natura o in tecnologia uno strumento per evitare che succedano queste cose, sì. Probabilmente c'è, probabilmente ci sono degli aggeggi che possono anche in questo caso frenare il camion. Se questo camion fosse, avesse, che so, un rilevatore radar per cui c'è di avanti l'ostacolo, il camion frena, certo, ma cosa costa? Certo, uno dice sì, ma di fronte a questa tragedia, ma guardate che ormai siamo strapieni di situazioni che vanno continuamente ad aggravare le famiglie. Quindi dobbiamo anche fare delle riflessioni e capire se possiamo riuscire ad avere dei risultati in termini di sicurezza maggiori rispetto a quelli di adesso, però dobbiamo anche stare attenti alle soluzioni emotive fatte solo perché tanto va bene così, aumentiamo i costi delle famiglie, aumentiamo le situazioni, perché poi se la gente non può permettersi tutte queste cose, che cosa fa? Continua nell'illegalità e sarà sempre più nell'illegalità. Guardate che oggi nei camion uno problema del traffico su gomma qual è? Che abbiamo tantissime purtroppo aziende in difficoltà che non rispettano le misure di sicurezza che sono obbligate a rispettare. Perché questa poi è la realtà, non è il caso di questa, perché questa è un'azienda modello, qui l'autista era esperto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma guardate che se andate in giro per le strade e vedete le situazioni in cui gli autisti corrono, non sono proprio tutte sempre perfette, eppure le regole ci sono. Quindi c'è un problema di costi, c'è un problema di razionalità, e c'è un problema anche di rendere effettive poche norme, però effettive. Però allora, tra l'altro, ipotesi, forse anche un guasto ai freni, anche questo non è da escludere. L'altra più inquietante era, ma era da solo a bordo dell'autocisterna, qualcuno lo ha costretto, e questo richiama attentati di cui abbiamo parlato anche all'estero tante volte. Sono sicuro che era il cellulare, ormai in autostrada, in vedi di tutti i colori, davvero. Tantissimi sms su questo fatto, perché colpisce un po' tutti. Padrino, se può brevemente, perché abbiamo una telefonata poi con... Sì, no, volevo solo dire che il trasporto su camion non è sostituibile, perché voglio dire, qualsiasi distributore di benzina è rifornito dai camion, anche i treni bloccati che trasportano grandi quantità di merci da qualsiasi parte del mondo, alternativamente le navi, arrivano in un punto in cui i container devono essere caricati sui camion. Sì, tutto su camion però. Lo so, però no, oggi distanze su camion. Quelle si possono in un qualche modo sostituire, ma quello che hai chiamato l'ultimo miglio non è sostituibile, cioè
se lei va sul passante di Mestre, dove c'è stato quell'incidente, no, di prima, sì. Passante autostradale oggi a tre corsie è già insufficiente, sta diventando certo. Insufficiente. E sono tutte camion che vanno all'est, vanno a Trieste, vanno a Treviso e siamo già strapieni. In condizioni dopo, di sicurezza c'è un problema di legislazione omogenea in Europa rispetto ai camion, perché indubbiamente dei camion che vengono dal Belgio, dove ci sono grandi compagnie di trasporti, sono sicuramente molto diversi dai camion che invece vengono da altri paesi dell'est europeo. Quindi Bologna 2 agosto 1980, strage alla stazione, Bologna. Ancora, lì si era trattato di terrorismo e sono stati condannati al ergastolo gli esecutori materiali, che Francesca Mambro e Giusua Ferranti, però non si sa chi siano stati i mandanti. Allora vediamo un altro servizio, qui si tratta di un incidente a Salzano e poi andiamo avanti, parleremo di migranti, decreto dignità, banche, state con noi, vediamo intanto il servizio da Salzano. Stava percorrendo il centro di Salzano in sella alla sua Honda 600 quando improvvisamente ha perso il controllo della moto ed è finito fuori dalla carreggiata impattando violentemente contro un cartello stradale. È morto sul colpo Stefano Esposito, motociclista 49enne originario di Dolo ma da anni residente a Borgoricco nell'Alta Padovana. La tragedia è intorno alla mezzanotte all'altezza della rotonda di Via Roma di fronte alla COP. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori del SUEM. Non hanno potuto far altro che constatare che Stefano se n'era andato senza soffrire. I rilievi dei carabinieri hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni è possibile che il mezzo viaggiasse a velocità sostenuta. La perdita di controllo forse per evitare un ostacolo comparso all'improvviso davanti al motociclista. La moto è stata rimossa e la viabilità ripristinata con l'aiuto dei vigili del fuoco. Tommaso Stoppa. Allora abbiamo collegato al telefono e lo ringraziamo molto l'onorevole Roger Demenek del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Demenek, buonasera, grazie per essere con noi. Senta, allora abbiamo parlato per ora del grave incidente di Bologna, poi parleremo anche dei migranti, però volevo sentirla sul decreto dignità che è passato in Senato e dai banchi del Partito Democratico c'è stata una protesta molto, molto, molto vivace che diciamo, fa seguito alla contestazione che dura da molto tempo del Partito Democratico su questo decreto di dignità che dicono anche gli imprenditori del Veneto non crea posti di lavoro ma disoccupazione. La Lega e i 5 Stelle hanno detto ma noi l'abbiamo cambiato, cosa ci dice a riguardo onorevole? Beh, intanto vi ringrazio per la chiamata. Beh, io posso dire una cosa, l'elemento più grave del decreto dignità è aver scatenato ancora una volta la contrapposizione fra l'imprenditore e il dipendente, fra chi prova a fare impresa nel nostro Veneto e chi collabora con questo imprenditore, scatenando una contrapposizione, come dicevo, che è di vecchia, insomma, di 20-30 anni, insomma, ritornando a fantasmi del passato. Secondo me la cosa più grave del decreto dignità è esattamente questa. Cioè il decreto dignità di fatto certifica che non c'è fiducia nel mondo dell'impresa veneta, che non c'è fiducia nel mondo dei sindacati del Veneto, non c'è fiducia nel mondo dei lavoratori del Veneto, perché le richieste di modifica che avevamo fatto noi, che hanno fatto insomma e che ci hanno mandato il mondo delle imprese, insomma dagli industriali agli artigiani, insomma una scala molto vasta finendo fino al mondo sindacale, era semplicemente quella, per esempio, che sulle causali dei contratti a tempo determinato ci fosse un accordo fra l'impresa e il sindacato, cioè mettiamo nelle mani di chi è un operatore del settore, di chi ha le mani in pasta, questi temi che sono estremamente importanti. Ecco, il governo invece ha deciso di fare da sé. Secondo me è molto grave, soprattutto in salsa veneta, cioè soprattutto per il nostro nord-est, perché il nord-est, lo sviluppo economico delle nostre regioni, hanno già dimostrato di saper fare. Gli imprenditori, i sindacati
i dipendenti, gli operai, i collaboratori hanno già dimostrato di sapersi gestire in maniera efficace, altrimenti non saremmo la locomotiva del nord-est. Allora, in questo senso è il vero difetto di impostazione. Siamo nei confronti di un governo che ha paura dei imprenditori, ha paura dei sindacati, ha paura, questo è il problema, ha paura delle grandi opere, questo è il tema vero. Secondo noi invece dobbiamo rimettere in moto in questo paese il senso di fiducia, non il senso di paura. Onorevole De Mene, che Di Maio ha detto, ma insomma noi vogliamo stabilizzare il mercato del lavoro, evitare che ci siano un gran numero di contratti a termine, ma vogliamo quelli a tempo indeterminato, e soprattutto abbiamo fatto un provvedimento che non è quello delle lobby, no? Ma è quello dei cittadini. Cosa secondo lei cosa vuole dire Di Maio? Io non lo so, io non lo so, a Di Maio rispondo solo che io il lunedì mattina lo dedico alla visita delle imprese del Veneto. Certo. E quando un imprenditore del Veneto, capace, efficace, che sta sul mercato, assume col job act un ragazzo a tempo determinato e quel ragazzo è un ragazzo in gamba, non se lo fa scappare, e finiti i 2-3 anni di sgravi fiscali lo conferma, anzi lo conferma in maniera determinata, e quell'imprenditore è quell'imprenditore che ha comprato una nuova macchina magari tecnologicamente avanzata con il superammortamento, e è quell'imprenditore che poi a fine anno, se l'azienda va bene, dà un welfare più rafforzato al dipendente, perché c'è un patto vero fra il dipendente e il collaboratore e l'imprenditore. Questa è la realtà che io conosco del Veneto. Adesso io non lo so Di Maio quale fabbriche va a vedere, probabilmente ha una realtà distorta. Io ho una realtà in cui i collaboratori, i dipendenti e gli imprenditori sono dentro un grande patto per lo sviluppo del nord-est, questa è la verità adesso. Credo vedere il problema vero, direttore, è che noi stiamo costruendo una politica che vede soltanto i criminali, e per combattere i criminali mettiamo in difficoltà i grandi imprenditori e i tantissimi imprenditori molto capaci del nord-est. Questo a me mi spaventa, lo dico sinceramente, e non è un caso che queste cose non le sto dicendo io, le hanno dette gli artigiani, le hanno dette i sindacati, le hanno dette gli industriali, insomma le ha detto una scala molto vasta. Insomma, secondo me noi dovremmo, io lancio questo messaggio, insomma la politica deve avere un po' più fiducia degli italiani, la dico così ci capiamo, perché se vediamo il sospetto dietro ogni cosa, allora non facciamo la pedemontana, allora non facciamo l'alta velocità, allora non facciamo le strade per i mondiali di Cortina, a questo punto, perché dietro ci potrebbe essere il sospetto di qualcuno che ci mangia, ma allora facendo così poi blocchiamo il paese, e questo è il tema politicamente più rilevante di questo momento della politica italiana. Grazie onorevole De Mene, che l'aspettiamo in studio grazie appena le sarà possibile. Assolutamente sì. Grazie, complimenti per il lavoro. Grazie, arrivederci, grazie molte. Allora, intanto abbiamo cambiato titolo, avete visto, parleremo ancora del decreto dignità, sentiamo poi anche Rosa Poloni su questo. Miracolo, niente sbarchi e tutti zitti, cioè cosa vuol dire questo titolo? Che gli sbarchi si sono praticamente azzerati, siamo in agosto, in altri, nello stesso mese degli anni scorsi c'era veramente un esodo biblico, e questa è una notizia di cui però si parla relativamente poco, non dico che non se ne parli, ma insomma se ci fossero gli sbarchi oggi ci sarebbero le solite lenzuolate dei giornali. Allora sindaco, su questo, ecco, lei, tutti sanno che il sindaco di Cona ha per le mani altro che gatta da pelare, ha un bubbone, ha un problema enorme che è quello dell'Abdi di Conetta. Come corrisponde alla realtà questo? Cioè sono calati gli sbarchi, sono calati gli arrivi, rimangono quelli che erano arrivati e non se ne vanno, è questa la cosa? Sono passati ormai 3 anni e vorrei cercare di dare dei dati, delle risposte, certo, dei pensieri, certo, partendo comunque dalla telefonata che abbiamo appena ricevuto.
Io mi aspetterei da qualsiasi persona che si occupa dei problemi di questo mondo, i cittadini, che la premessa sia: esiste un problema di dignità nel mondo del lavoro, punto di domanda? Perché partiamo da questo assunto per dire poi cosa vorrei fare io. E vengo: esiste a Cona un problema di dignità? Sì. La politica cosa ha fatto a Cona? In primo luogo si è girata tutta dall'altra parte. Chi era il governo è stato incapace, non ha avuto il coraggio di definire una linea per gestire le persone che erano già nel territorio, e il centrodestra, e la Lega in particolare, ha sguazzato a livello di quanto mi entra in percentualmente in voti da questa situazione, e ha fatto il pieno, ha fatto assolutamente il pieno. Ma da quel giorno lì, e sono passati 4 mesi, è cambiata una sola cosa a Cona? No, tutti si girano dall'altra parte, perché la soluzione Cona è comunque vista come: se io li sposto e li distribuisco adesso, mi crea un problema dall'altra parte. Dunque continuiamo ad avere una classe dirigente che si dimena intorno alle problematiche, ma non dà soluzione verso i cittadini, perché la soluzione ai cittadini deve essere quella che mi conduce ad avere netto ricavo alla prossima campagna elettorale. Dunque io mi sto accorgendo sempre più che in Parlamento arrivano personaggi che non si possono giustificare dicendo: siamo solo lì da 4 mesi. No, è un problema che durava da 3 anni, e chiunque si candidi a risolvere un problema deve arrivare già con la ricetta risolutiva, non può trincerarsi dietro "siamo solo qui da 4 anni. Lo posso accettare di più nel decreto dignità, e cioè aspettiamo gli effetti, saranno pessimi, saranno buoni, li possiamo valutare. Ma a Cona si poteva risolvere, a Cona si può risolvere il problema in 3 giorni. C'è un'accoglienza diffusa fatta dalle cooperative, lo ripeto ancora una volta, nel nord Italia, che potrebbe assorbire tranquillamente tutti gli ospiti di Cona. E cosa cambia? Cambia che abbiamo risolto un problema di dignità. No, aver portato migliaia di persone in un paesino così piccolo, hai tolto la dignità a quelle persone che da un punto di vista psicologico ha subito. Ai cittadini. Sì, certamente. Cioè, allora il principio di sussidiarietà che una persona colta come sei te si ricorda dovrebbe pensare. Solidarietà, non sussidiarietà. Anche sussidiarietà, no. Anche sussidiarietà è un aspetto che la Costituzione prevede, ma tutti si sono girati dall'altra parte. No, ma non è la mia non è che tutti si girano dall'altra parte. Cona è l'esempio del fatto che il processo migratorio è stato gestito in maniera sbagliatissima. Dire che la soluzione è quella di fare l'accoglienza diffusa è nascondere la polvere sotto il tappeto. Da sempre è così. Giovanni, il problema, che sia la soluzione l'unico questa. Vero problema, vero, è non far arrivare qui gente che non può essere assorbita dal mondo del lavoro. Ma quello è un altro discorso? Non è un altro discorso. Noi oggi in questo momento abbiamo centinaia di migliaia di clandestini in giro per il nostro paese. Ma grazie all'accoglienza diffusa hanno fatto una situazione dove 10 da una parte, 20 dall'altra, 30 dall'altra, senza creare allarmismo sociale, hanno preso queste 10 persone, quando venivano fuori dalle commissioni diventavano clandestini, li mandavano per le strade, tanto comunque distribuendoli in questo modo qui nessuno li vede. A Cona invece, concentrandoli, tutti li vedono. Questa è la differenza. La soluzione di Cona c'è quando, come la soluzione per il centro che c'è per esempio a Moniego, vicino dalle nostre parti, o che c'è a Mestre, o che c'è a Treviso, dove ci sono già, la soluzione quale sarà? Solo esclusivamente sono due soluzioni: o si trova lavoro per questa gente o c'è l'espulsione. Non ci sono soluzioni diverse.
perché in questo momento, nella situazione in cui siamo, o noi prendiamo queste persone che non hanno lavoro sul nostro territorio e le riportiamo a casa loro, oppure dobbiamo trovargli un lavoro, perché in questo momento sia che siano concentrate a Cona, sia che siano sparse per il nostro territorio, ci sono in questo momento centinaia di migliaia di persone mantenute dal popolo italiano. Scusami, questa Giovanni, cosa non è fattibile, no, perché se tu pensi che perché li abbiamo presi da Cona, li abbiamo portati 3 a Scorzè, 2 a Martellago o 3 a Campo San Piero, abbiamo risolto il problema? No. E quelle cooperative a cui ti riferisci sono la concausa grave, gravissima, di quel mercato vergognoso che è stato fatto su questo argomento, perché sono stati gestiti decine di miliardi di euro dati a cooperative, tante volte senza appalto, con i carichi diretti all'inizio, poi con degli appalti dove purtroppo però gli offerenti erano sempre molto pochi, perché questa è la verità, dove dentro c'è stata il finimondo. E io spero che prima o poi la magistratura faccia chiarezza su queste vicende, perché lì abbiamo avuto delle situazioni vergognose di gestione, sperpero del denaro pubblico. Guardate che adesso c'è un altro fenomeno interessante, dove ci sta già l'accoglienza diffusa in più di qualche situazione. Ho chiesto anche lumi alla prefettura, finora non è venuto fuori nulla. Ci sono in queste case di accoglienza, ci sono a 35 euro al giorno, magari a volte sono 32, 33, 34, la cifra è comunque quella, ci sono decine di persone. Cosa succede? Per inserirle nel mondo del lavoro, la cooperativa li fa lavorare, li porta nelle aziende, tante volte agricole, e li fa lavorare. Non si capisce con che contratto, perché non possono avere un contratto, non si capisce i soldi chi li percepisce, non si capisce. Cioè c'è una situazione di totale, totale anarchia sul fenomeno dell'accoglienza diffusa. L'unica cosa è che non si vede. Giovanni, la tua non è stata un'interruzione. L'interruzione la potevo anche cogliere. Scusa, io non ho assolutamente detto che la soluzione sia lo status quo. Io ho detto che è stata fatta campagna elettorale da un punto di vista mediatico su Cona, sono venuti neodeputati a fotografarsi nelle strisioni che ci sono, non interrompermi per favore, allora a loro io dico, se hanno evidenziato il problema, qual è la soluzione? Altra domanda, perché quando sono stati trasferiti 300 richiedenti asilo da Eraclea a Cona non ti sei messo a fare le baraccate anche te, visto che chi li aveva si li doveva tenere? Allora non interrompermi, Giovanni, per cortesia. Io chiedo a chi ha avuto un aumento di percentuale elettorale sulla scorta di promesse cosa intendono fare. Tutto qua. Io non sono assolutamente il garante delle cooperative e tanto meno faccio il tifo per l'accoglienza diffusa. Che sia chiaro. È quello che prima hai detto come soluzione. No, quello che dico io lo decido io e non lo interpreto. Scusami, hai detto prima che il problema di Cona si risolve con l'accoglienza diffusa. Io ho parlato di sussidiarietà. Ho capito male? No, io la sussidiarietà verso i cittadini del comune Cona, come si esplica? No, scusami. La mia domanda è, se tu ti hanno fatto campagna elettorale lì, perché c'è un problema, qual è la soluzione al problema? Allora, te l'ho detta, per me è l'espulsione di tutti coloro che sono clandestini in questo paese. Che e perché allora non lo fanno? Che siano, lo faranno, spero che lo facciano. E cosa aspettano? Che siano a Cona, che siano a Scorzè, che siano... Lo possono fare? Tutti i clandestini devono andarsene da questo paese. Punto e a capo. Ma questa è demagogia. È demagogia. E allora tu sei a favore dell'accoglienza? Perché non è una partita di calcio. È una lotta sui neuroni. La soluzione. Allora, ascoltami. I 600.000 che il giorno dopo dovevano essere trasportati di nuovo in Africa. Le ste promesse qua, che fine hanno fatto? Ma neanche 5 persone. Allora,
qual è l'azione che la politica che ha preso voti sul problema vuole che ha preso voti negli ultimi mesi ha bloccato gli sbarchi intanto non mi pare una roba. Io voglio sapere cosa vuole fare su Cona. No, su Cona il problema vero è che devi prendere questa gente e mandarli a casa tu. E perché non lo fai? Tu questa cosa non l'hai mai sostenuta fino in fondo perché dipendeva da me. Perché dipendeva da me. Dai Giovanni, per favore, dipendeva da me mandarli a casa. Alberto, scusami, tu a certo punto la solidarietà a piene mani che ti facevi eccetera, perché comunque bisogna essere solidali, bisogna accogliere. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Adesso il problema c'è. Adesso vieni fuori con l'accoglienza diffusa, poi dici no, non voglio l'accoglienza diffusa, voglio che venga risolto il problema. Ma il problema, se lo vogliamo affrontare, è quello di Cona come è quello di Scortà, non cambia assolutamente nulla. Persone che sono qui senza diritto a essere qui, che vengono mantenute qui, che vengono poi messe in clandestinità qui vengono messe in clandestinità. E guarda che fuori dalla base abbiamo molti più clandestini dentro il nostro territorio che non dentro il tuo territorio. Perché? Perché quando vanno fuori dalla tua base non restano a Cona né a Cometa e se ne vanno nei grandi centri dove c'è le zone industriali, dove ci sono situazioni, e noi abbiamo un degrado spaventoso. Quindi la situazione è molto complessa, non dobbiamo risolvere il problema di Cona, dobbiamo risolvere il problema spaventoso della gestione del fenomeno migratorio in questo paese. Secondo me o lo affrontiamo oppure lasciamo perdere, perché e il modo per affrontarlo è semplice, lo diciamo da anni, lo diciamo da 5 anni, lo diciamo da 7 anni, c'era il ministro degli interni Maroni, la prima volta quando l'abbiamo detto, e cioè non possiamo far arrivare qui gente che non ha un lavoro o la possibilità di avere un lavoro. Allora, un mediatore culturale possibile che guadagna 3.200 euro al mese, però vorrei dire, così diciamo per spezzare una lancia a favore del sindaco, che insomma è uno dei pochi che diciamo una cosa del genere se la deve gestire, nel senso che lui ha lì 600 richiedenti asilo in una specie di tendopoli, nonostante questa massa di contributi è rimasta quello che era e nessuno ha fatto niente per liberarlo di questo problema. La mia lotta è sempre stata fatta verso il valore di civiltà e di dignità. Lì dentro ci potevano essere qualsiasi persona di qualsiasi colore. Io ho sempre combattuto per la dignità che è stata calpestata in quel luogo lì, e dove chi doveva assolutamente occuparsi di dignità si è girato dall'altra parte. Questo ho detto io, solo esclusivamente non per proteggere uno status di rifugiato o di richiedente o di cittadino, perché io sono a favore della dignità. Allora, a proposito di dignità, ne abbiamo parlato prima del decreto legge che oggi è diventato legge, c'è stato il passaggio, il voto in Senato con la Casellati che cercava di calmare gli animi, ci sono state proteste con esibizione di cartelli eccetera, e quindi vediamo su questo decreto di dignità un vox e poi andiamo da Rosa Poloni. Decreto dignità, dopo il sì della Camera dei Deputati si va verso quello del Senato, con il governo che spera in un via libera definitivo prima della pausa d'agosto. Se da Confindustria compatta arriva un coro di no, i cittadini sono spaccati. È giusto? Secondo me, perché ci sono anche persone che per esempio hanno un contratto ma vengono pagate una miseria e si fanno, posso dirlo, il culo tutti i giorni per anche 13 ore, vengono sottopagati con un contratto misero, quindi secondo me è giusto che il governo dica così. Aumentare il lavoro attraverso provvedimenti governativi credo sia una pura utopia. Il lavoro va incrementato con una ripresa robusta dell'economia. Quindi fanno bene gli industriali a lamentarsi? Secondo me sì, decisamente. Bisogna poi capire con quali fondi viene finanziato. Il problema è quello.
perché chiaramente a tutti fa comodo avere dei soldi in più, però io credo che sia importante capire con quali fondi viene finanziato, perché se per dare il decreto dignità mettiamo altri farmaci a pagamento o altre spese mediche a pagamento, credo che non sia giusto. Ci vorrebbe come una situazione più stabile. Io ho contratto da oltre 25 anni, sono contenta così, non immagino come sarebbe essere senza un contratto a tempo di quelli indeterminati, una sicurezza lavorativa. Debole, dovrebbe essere fatto ancora più a favore di chi lavora. E tutti ovviamente va votato. Noi abbiamo un'azienda che è socia da Confindustria e naturalmente io penso che la Confindustria stia assolutamente sbagliando. Credo che fosse Vanessa Banzato, se non ho visto male questo servizio, questa intervista sul decreto dignità. Allora, Rosa Poloni, per essere diciamo semplici, gli industriali, in particolare quelli del Veneto, dicono obbligarci a limitare i contratti a tempo determinato per poi passare più rapidamente ai contratti a tempo indeterminato ci impedisce di fare poi queste stabilizzazioni. Lei come la pensa? Io credo che gli industriali fanno la loro battaglia, ma che il PD sostenga gli industriali e non i lavoratori che sono stati vessati, vilipesi, gli stipendi fermi da anni, non c'è più tutela sul lavoro, si muore sul lavoro. Cioè mi fa specie che il PD difenda gli industriali, cioè mi faceva proprio... Io credo che è ora di stare dalla parte dei lavoratori. Chiaro che ci deve essere dibattito, ci deve essere confronto, ma finalmente cominciamo a guardare anche le persone che lavorano. Il divario si è allargato, è chiaro che ci sono degli imprenditori in difficoltà che vanno aiutati, che vanno capiti, sostenuti. Non è tutto, gli imprenditori creano il lavoro, ma se non hanno gli operai, se non hanno le persone che lavorano per loro, alle quali devono dare dignità, perché ci sono giovani che non riescono a fare un mutuo perché non hanno lavori stabili per anni, cioè, quindi bisogna valutare tante cose. Allora che è stato un po' vilipeso il lavoro delle persone, un po' trascurato, ed è stato fatto dal PD, quindi che adesso ci sia questa lotta, noi siamo meglio, voi siamo peggio, è tutta una lotta politica senza ascoltare veramente le persone. Io ho sentito solo dire questi non sono capaci di niente, questi non sanno far niente, questi non sanno niente, ma chi ha distrutto, chi non ha fatto niente erano quelli che erano al governo fino adesso. Cosa hanno fatto quelli del PD e compagnia Briscola fino adesso? Hanno distrutto il mondo del lavoro perché hanno tolto tutte le sicurezze, l'articolo 18, tutte le tutele. Adesso un po' alla volta si sta tornando a ridare dignità, e credo che la dignità vada data anche agli immigrati, perché abbiamo importato schiavi per abbassare il costo del lavoro, lo abbiamo visto in Puglia, abbiamo importato schiavi in un altro modo, ma come 500 anni fa, con proclami, con tutele, con telefonini, in maniera moderna, ma abbiamo importato schiavi. Sono qui, non hanno dignità, non hanno lavoro, non hanno niente. Che tu li devi portare qui per ammassarli in campi profughi, perché sono campi profughi, non ha senso, non è, bisogna cambiarla la politica. Non va bene accogliere tutti se non gli dai dignità, non puoi accogliere queste persone e mantenere le persone, gli italiani al lavoro fino a 70 anni ed accogliere questi di 30 anni per tenerli ammassati in capannoni. O fai lavorare con cautela, con responsabilità anche questi che importi qua, ma non puoi continuare a far finta che non esista un problema, non gestirlo. In questa solidarietà muoiono in mare, sì, ma li devi gestire, non portarli qua solo per sfruttarli, perché alla fine sono sfruttati queste persone che vengono qua. Senta Rosa, in tutto questo i lavoratori precoci che tutte le hanno, diciamo, i lavoratori precoci, i lavoratori precoci stanno lavorando da 40 anni. Noi siamo la generazione fortunata che ha lavorato, ha fatto mutui, ha comprato case, pagato, che però non va più in pensione. Soprattutto le donne, pensiamo, le donne sono state a casa ad allevare figli, lavori di cura, non arriveranno mai ai 42 anni, ai 43 anni, ai 44 anni di lavoro. Adesso dal 1 gennaio 2019 crescerà l'aspettativa di vita, la famosa di vita, altri 5 mesi per andare in pensione, per cui 42 anni e 10 mesi diventeranno 43 e 3 mesi. Senza tener conto che chi va sul tetto, chi ha dolori, perché la generazione che è andata a lavorare precoce ha fatto lavori di fatica,
distrutta nel fisico. Per tre cose cosa significa? 16, magari 15 anche anni? Anche 14, io ho cominciato a lavorare a 14 anni. Sì, io a 14 anni ero al lavoro, senza tenere presente che abbiamo costruito questo paese. Quando abbiamo cominciato a lavorare non c'erano tutele di nessun tipo, né dal punto di vista chimico, perché lavoravano con le mani sul mastice, senza guanti, senza DPI, come si... Noi abbiamo lavorato per ottenere tutte queste tutele, per essere garantiti, però... Stiamo tornando indietro adesso, abbiamo perso tutti i diritti, abbiamo perso tutte le tutele. Allora, prima di andare da Leonardo Padrin, vediamo ancora sui migranti e sul decreto Ita, vediamo una storia che viene dalle montagne. C'è l'assedio dei lupi, i lupi stanno divorando animali da allevamento e altri animali, divorano anche animali domestici, stanno diventando molto aggressivi, gli allevatori sono esasperati. I lupi potrebbero mangiare i cinghiali, poi importiamo le tigri che possono mangiare i lupi e poi i cobra che avvelenano le tigri. Allora, vediamo però, è veramente per gli allevatori è un vero dramma, vediamo che cosa succede, credo abbiamo il servizio, no Francesco? Sì, ecco, Francesco Ceroni in regia con Nicoletta Rizzetto. Allora mandiamo il servizio dall'altopiano di Asiago, mi pare, un servizio degli allevatori dal grappa sono là, hanno gli animali ad alta quota sul grappa vicino alle malghe, vediamo cosa dicono. Teneteceli a un chilometro dall'insediamento umano. Teneteceli a un chilometro. Io non posso sparare i lupi. Teneteceli, non serve sparare. Teneteceli a un chilometro. Perché quando viene dentro i lupi a mangiare sulle nostre mandrie, noi veniamo tutti a casa. Andiamo tutti a casa. La questione lupi infiamma allevatori e malghesi che chiedono alla regione un intervento per tenere lontani i predatori dal bestiame. A Malga Campocroce, sul Grappa, gli animi si scaldano, ma anche a Roma la temperatura sale quando il ministro pentastellato Sergio Costa stoppa l'iniziativa veneta di autorizzare i carabinieri forestali a sparare proiettili di gomma contro i lupi per allontanarli da alpeggi e centri abitati. L'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan precisa di aver inviato la richiesta al ministero lo scorso 18 luglio, parla di fraintendimento e si dice disponibile al confronto per affrontare in modo responsabile la questione della convivenza tra lupi ed attività umane. Ribadisce la posizione del Veneto il presidente Zaia. La competenza è squisitamente del Ministero dell'Ambiente, ma non è che faccio scaricabarile, lo si sa. E penso che bisogna rendersi conto che la predazione significa vedere animali squartati vivi, spesso restano in vita agonizzanti con le viscere fuori dal ventre, e sta parlando di agnellini, asinelli, cavalli, vitellini e anche adulti. Allora, se uno si pone il tema dell'animalismo, del rispetto, del benessere animale, deve sapere che c'è anche l'altra faccia della medaglia, che a seguito di animali muoiono altri animali. Qualcuno potrebbe dire, ma è la catena biologica. Non è la catena biologica, perché questo non è ecosistema, perché nella catena biologica tu vai a caccia, non vai nei recinti ad ammazzare delle bestie inermi. Gli allevatori sono esasperati e molti hanno già annunciato l'intenzione di lasciare. Pensare che 30 maglie del grappa spariscano perché la predazione dei lupi le faccia sparire, direi che è proprio negativo. Noi dobbiamo fare in modo che i malghesi restino. Servizio di Marta Marangon. La notizia però di oggi è che la sottosegretaria all'ambiente Gava ha detto che il governo non ha niente in contrario riguardo alla richiesta della Regione del Veneto di introdurre proiettili di gomma e deterrenti acustici per allontanare i lupi. Però gli allevatori dicono: non è che spariamo noi con i proiettili di gomma, ci vogliono i forestali. Noi dobbiamo avere la possibilità della legittima difesa, dicono gli allevatori. Però chiudiamo qui, direi questa, se volete ci torniamo dopo. Volevo tornare, Padrini, invece sui migranti e sulla questione dei lupi. Sulla questione, no, e sul decreto di dignità. Allora, sui migranti, cosa pensa del dibattito, della discussione tra il sindaco Panfilio e il sindaco Mestriner, no? Ma insomma, cosa ne pensa? La posizione del Mestriner è concettuale, cioè lui dice uno non può rimanere qua se è destinato a finire preda di qualcuno, perché poi questa è la realtà. Non è che qui importiamo dei saldatori per le aziende, metalmeccaniche
E secondo me, insomma, Alberto Panfilio, insomma, e condivido la posizione, si è reso conto che in fondo Cone è stata utilizzata da tutti per degli obiettivi diversi dal fatto che un paese piccolo ha una struttura così grande. Cioè, sono due punti di vista diversi a seconda di come uno li ha vissuti, perché lui che non ha un centro di raccolta, se vede delle persone in giro, vuol dire, significa che si crea insicurezza, che poi grava comunque, perché il sindaco è l'interlocutore di ogni problema dei cittadini. Però, vuol dire, vediamo cosa succede, perché non è che l'accoglienza diffusa, io credo sia un modo per far crescere il razzismo in Italia. Ma a prescindere dal fatto che queste persone siano brave persone o no, però il fatto che abbiano un colore della pelle diverso e abbiano probabilmente una religione diversa ti pone come destinatari della paura delle persone. E quando io ho fatto l'università, bianchi o neri non c'era nessuna differenza. Cioè a Padova si faceva casino la notte in compagnie miste, ma proprio addirittura c'erano i turchi e i greci che, insomma, secondo me si ricordavano ancora della guerra di Troia e giù di là, che era più lì il problema che non fra musulmani, sciiti, che erano gli iraniani, che erano quelli scappati dai Shah, quindi benestanti, gioielli, e quelli che invece erano sunniti, che erano tutti quelli che venivano dall'Africa, ecco, sostanzialmente. Anche siriani c'erano, che poi sono diventati quasi tutti dentisti, ecco, ma di questo aspetto. Sì. Senta, invece lei è dalla parte degli imprenditori che dicono questo decreto di dignità ci strangola, cioè è un cappio al collo, ha detto Matteo Zoppa. Allora, io vorrei capire, e non ho un dato statistico, quanti contratti a tempo determinato poi si trasformano in contratti a tempo indeterminato, che secondo me sono la maggior parte. Lasciamo stare il settore del turismo, che insomma ha una sua stagionalità, però io vedo, noi abbiamo una serie di contratti a tempo determinato, cioè non lo perdi uno che è bravo, cioè gli rinnovi il contratto, questa è la sostanza. Piuttosto c'è un meccanismo diverso che non so quanto sia percepito, che dai paesi dell'est arrivano persone molto qualificate sia culturalmente che professionalmente, e questo porta a una emarginazione degli italiani, perché adesso brutta da dire, ma sono bianchi, parlano correttamente l'inglese molto meglio di noi, e hanno formazioni tecniche e scientifiche che insomma qui trovi a livelli diversi nelle scuole professionali, e quindi questi vengono, secondo me anche giustamente, sul mercato del lavoro complessivo preferiti a uno che ti dice tu cosa sai fare. Ho tanta buona volontà, però non è sufficiente per essere inserito in un lavoro complesso. Non c'è dubbio. Allora, a proposito di lavoro, vediamo il lamento dei pescivendoli di Venezia, il famoso mercato del pesce di Rialto, che dicono: siccome Venezia si sta svuotando, chi ci compra più il pesce, dove andremo a lavorare, visto che da Mestre non vengono certo a Venezia a comprare i nostri prodotti, il nostro pescato. Vediamo il servizio di Tommaso Stoppa, credo. Cioè, qui si lavora tanto e si guadagna poco, qui è il problema. Finché si guadagna poco, anche se resiste, quando non si guadagnerà più, siamo costretti a chiudere, insomma. Se manca diciamo, il tessuto urbano, manca la gente, chi fa la spesa? Il turista? Il turista viene, vede il mercato, fa le fotografie, magari se è su una casa in affitto prende qualcosina, ma non è una cosa che a noi ci fa tanto bene. A noi lavoriamo con i veneziani. Adesso per adesso, fino adesso si sopravvive, qui pochi residenti che sei restai e poca della ristorazione, anche la ristorazione che ha grossissimi problemi, perché gli ha permesso di avere pizze d'esportazione, i kebab, sento mie bar, e logicamente anche la ristorazione che ne risente, non fa più come chi faceva una volta. È praticamente una morte lenta.
Così, senza più veneziani, il mercato del pesce di Rialto si spegne inesorabilmente. Uno dopo l'altro i banchi scompaiono dalle un tempo affollate logge affacciate sul Canal Grande. Difficile pensare a una soluzione. C'è chi propone con amaro sarcasmo di farsi pagare per ogni foto scattata dai turisti e chi prova a inventarsi iniziative per richiamare i clienti. Ma tra la maggior parte dei pescivendoli prevale la rassegnazione. Anche un euro a foto andrebbe bene. Là, per esempio, quel mercato lì si potrebbe riunire qua perché ormai qua siamo in pochi. E là magari si potrebbe fare un mercatino rionale. Qualcosa si potrebbe fare. Niente, e qualcosa è sempre meglio di niente, penso. Non si che abbia da darne una mano agli altri. È comune che aveva a fare quello che aveva a fare, da tenere i residenti qua a Venezia, da tenere gli uffici qua a Venezia, no? Mandare tutte le utenze a Mestre, che perlomeno i pendolari veniva, passava per il mercato di Rialto, non passa più nessuno. In soccorso degli operatori è partita in mattinata l'iniziativa del gruppo 25 Aprile, associazione attiva da anni a difesa della residenzialità nella città storica. Verremo qui in massa ogni mattina a fare la spesa, promettono i militanti, e invitiamo tutti i veneziani a fare lo stesso. Passare ogni giorno e vedere che ogni 2-3 mesi c'è un'attività, un banco che chiude, è qualcosa che veramente ci fa percepire ancora di più la situazione della città. Per cui noi abbiamo lanciato questo invito ai residenti di servirsi del mercato di Rialto proprio per supportare le attività e fare sì e dare proprio un segnale che la cittadinanza vuole la vita di questo posto. Servizio di Tommaso stoppa, allora ci fermiamo qui per il momento, state con noi, diamo in pubblicità pochi minuti e poi torniamo. Grazie, state con noi.